parliamo con Luca Gestra del Fanfulla. Allora Luca, un Fanfulla oggi che ha perso, direi, contro un'ottima squadra che ha meritato la vittoria, insomma. Sì, 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 complimenti al Nibbiolno. Mi ricordavo già dall'anno scorso che questo è un campo difficile, loro giocano bene, sono bravi, hanno meritato la vittoria, e complimenti. Fanfulla invece sembra, insomma, un periodo in calando dopo aver comandato il campionato per tanto tempo, adesso sembra un po' un fiato corto. Sì, dispiace perché siamo stati in testa diversi mesi e purtroppo adesso siamo un po', ma neanche stanchi, direi che forse è un po' più mentale, perché stare in testa tanti mesi si spendono energie oltre che fisiche anche mentali. È un peccato, c'è tanto rammarico perché arrivati qui e essere terzi adesso dispiace un po' a tutti, insomma. Un Fanfulla, insomma, che cosa manca secondo te rispetto all'inizio del campionato? Più è anche, non so, un po' la rosa corta, un po' una questione psicologica, fisica o cosa? Ma no, secondo me più che altro è una questione psicologica, però non dimentichiamoci sempre da dove siamo partiti, cioè siamo partiti da una Coppa Italia fatta disastrosa, 2 partite, 0 punti, 7 gol subiti, e gli obiettivi della società erano altri, i playoff. Certo, una volta che arrivi lì a meno 7-8 giornate primi è normale che poi gli obiettivi cambiano. Peccato, peccato, però non è ancora finito niente. Infatti volevo chiederti dei playoff almeno, oppure ci pensate ancora alla vittoria del campionato? No, finché siamo lì, però non è successo niente, ma siamo lì, c'è primo il Villa, secondo lo Scanzo e siamo lì. I punti sono solo 3, ce ne sono ce ne sono a disposizione ancora 12, cercheremo di farne il più possibile. Dopo, se il Villa Valle le vincerà tutte e 4, gli daremo la mano e gli faremo i complimenti, anche perché un girone di ritorno così, penso che loro e la Juve forse l'hanno fatto.